Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Video Game News, la rubrica di Every Eye che vi permette di ascoltare tutte le notizie più importanti del mondo videoludico. Ma cominciamo subito dagli appassionati di JRPG che possono davvero gioire, perché Atlus ha appena annunciato la localizzazione del suo famosissimo JRPG Persona 5. Il gioco è previsto negli Stati Uniti soltanto nel 2015, ma non abbiamo davvero a questo punto nessun motivo di dubitare del suo arrivo anche nei nostri territori. Nella peggiore delle ipotesi, comunque, gli utenti potranno giocarlo ugualmente grazie al Region Free di PlayStation 3. E tra tutti i tantissimi titoli che sono stati rilasciati proprio in questi giorni, non possiamo assolutamente non citare Plants vs. Zombies a Garden Warfare. Lo sparatutto di PopCap ha davvero colpito per questo mix di originalità, spensieratezza, ma anche un po' di strategia. Sicuramente qualche contenuto in più non avrebbe guastato, diciamo che l'offerta è un po' magra, però sicuramente l'approdo della software house sulla nuova generazione è arrivato nella maniera migliore possibile. E che giornata sarebbe senza una dichiarazione di Phil Spencer? Il loquacissimo capo dei Microsoft Studios ha recentemente twittato che gli piacerebbe davvero vedere un remake HD di Knights of the Old Republic, il famosissimo GDR di BioWare dedicato alla saga di Star Wars. Insomma, piacerebbe anche a noi, il problema è che il brand è in mano ad Electronic Arts e ci sono tutta una serie di lunghissime discussioni conseguentemente che dovrebbero essere fatte prima che questo progetto parta. Però, insomma, non perdiamo le speranze. E insomma, buone notizie per tutti i possessori di PlayStation 4, perché è stato recentemente annunciato che Infamous Second Son è entrato in fase Gold, quindi è quasi pronto per essere spedito ai negozi. Diciamo che anche noi siamo molto molto curiosi finalmente di metterci le mani e vedere un po' cosa ha combinato Sucker Punch con questo nuovo free roaming. E chiudiamo qui la nostra rubrica con le nostre top e flop news. Cominciamo da quella top. Diciamo che le vendite leggermente al di sotto delle aspettative di Xbox One hanno finalmente convinto Microsoft ad operare un leggero taglio di prezzo, ma soprattutto la cosa più interessante è stato il bundle con Titanfall. GameStop UK l'ha esaurito in meno di 24 ore, probabilmente complice anche il fatto che ha leggermente abbassato il prezzo. Sicuramente si tratta di un bellissimo risultato per Microsoft, che tuttavia ha ancora molto da combattere con la rivale Sony. Il flop di questa settimana va invece ai licenziamenti in Santa Monica Studios. Il lead designer Jonathan Hawkins ha dichiarato che il progetto cancellato era proprio quello di Stig Asmussen, ossia il game director di God of War 3, che purtroppo non vedrà mai la luce a meno che non venga recuperato in un secondo momento. Chiaramente il nostro pensiero va anche agli oltre 50 dipendenti che hanno perso l'impiego. Siamo abbastanza certi comunque che la loro affermata competenza li aiuterà a trovare nuove posizioni interessanti. La nostra rubrica è conclusa e quindi vi diamo appuntamento al prossimo lunedì per altre notizie. Ciao!